Crossing TV, siamo alla Cineteca di Bologna, al Terra di Tutti Film Festival. Proiezioni, documentari di vario genere e dibattiti con gli autori. Siamo andati a sentire cosa ci hanno raccontato. Siamo con l'assessore alla cultura regionale Mezzetti. Assessore, le chiedo, in questa occasione appunto lei ha presieduto l'apertura del festival, c'è un'attenzione da parte del suo assessorato a giovani di origine straniera? Sì, io credo intanto la cultura può svolgere un ruolo fondamentale. A me non piace il termine integrazione, perché sembra che uno debba appunto accettare e diventare subalterno alla cultura di un altro, ma quello di costruire un'inclusione, diciamo, sociale, e la cultura può svolgere un ruolo fondamentale, perché attraverso la cultura che noi italiani possiamo riconoscere e conoscere gli altri che vengono da noi, e loro stessi a loro volta possono conoscere e riconoscere noi. Siamo qui con Antonio Martino, che ha presentato a Terra di Tutti Niguri. Intanto, Antonio, Niguri, spiegaci un po' questo titolo. Sì, è Niguri, con l'accento sulla prima I. E niente, è una parola dialettale calabrese, almeno della zona di Crotone, di Isola Capo Rizzuto, e che vuol dire neri, o peggio, negri, ma non detta in forma dispregiativa, ecco. Quello che è nero da noi è niguro, quindi ecco, questo è il significato. Quindi in un unico titolo racconti in qualche modo quello che è il tuo documentario, questo viaggio in terre calabresi attraverso gli occhi di chi esattamente? Allora, intanto voglio dire che io sono nato e cresciuto in questo piccolo villaggio nel quale ho girato il film, e la parola niguri, neri, si riferisce non solo agli immigrati ospiti richiedenti asilo del campo che è sito nei pressi di questo piccolo villaggio, ma anche agli abitanti stessi del villaggio, i quali a loro volta sono stati emigranti in altissima percentuale, e i quali sono stati a loro volta discriminati perché rispetto ai tedeschi, che era la Germania, era la zona dove si emigrava, li consideravano neri, li consideravano scuri. Una sorta di paradosso, in fondo, lo stesso termine per indicare un po' tutti, quindi alla fine un po' tutti negri, no? Sì, un po' tutti negri. Siamo qui con Eleonora Campanella, regista di Encourage. Eleonora, raccontaci un po' cosa ci fai qui. Allora, sono qui perché mi hanno gentilmente invitato a questo festival. Il motivo è perché ho fatto questo corto di fiction, che però infatti viene inserito rispetto a un palinsesto di documentari, che narra di questa donna con bambino arrivati da uno sbarco in Sicilia. La storia è vera? La storia di fatto è vera, nel senso che io vengo da una costa siciliana in cui gli sbarchi avvengono, non dico tutti i giorni ma molto spesso. Poi il bimbo che ha fatto parte del corto, che ha fatto il bimbo nel corto, effettivamente è un bimbo arrivato con una donna incinta da uno sbarco, e poi siciliano, cresciuto a Modica, io ho conosciuto la mamma, da lì anche l'idea di raccontare questa cosa. Il tuo pensiero rispetto a questo fenomeno degli sbarchi, a prescindere da quello che quotidianamente sentiamo, da siciliana, qual è la tua opinione? La mia opinione è di accoglienza, chiaro, da siciliana a maggior ragione, tanto perché appunto siamo stati sempre noi ad andare a invadere, a cercare da magnà in un altro posto, quindi il fatto che arrivi della gente a pochi chilometri di distanza da noi è ovvio che, cioè, il primo pensiero è di accoglierli, certamente, neanche di starci a ragionare tanto. Jonathan Ferramola, uno dei due organizzatori di questo festival. Jonathan, è appena iniziato, che impressione hai intanto? Ma è sempre un'emozione forte. Noi abbiamo creato 13 sessioni tematiche su 13 temi che in Italia e nel sud del mondo sono dei punti spinosi, vivi, dall'ambiente devastato alle giovani periferie, dalle crossing generation, arrivando fino all'Africa ancestrale. Stiamo cercando di aprire delle finestre il più possibile positive, cioè ci piace l'idea di ritrasmettere un concetto di sud del mondo come di un pianeta pulsante. C'è una programmazione mentale che magari non è stata fattibile quest'anno per portare i giovani di origine straniera a questo festival?
come spettatori e non come storie da raccontare. I giovani migranti, le seconde generazioni, ancora stiamo facendo un po' fatica a raggiungerli. Quindi noi vogliamo provare ad avvicinare, vogliamo che queste persone diventino fruitori di cultura, propositori e fruitori di cultura, come è già così ovunque. Cioè, se vai a Belo Horizonte piuttosto che a Maputo o a Dakar o a Parigi, questo è. Insomma, quindi non vedo perché non lo possa diventare anche Bologna. Grazie.